Piante grasse sofferenti? Ecco quattro passaggi per una rivitalizzazione efficace. Prima di continuare, se ti va, lascia un mi piace per supportare il nostro lavoro su Pianta Succulenta. Se le tue piante grasse hanno perso il loro solito splendore, non disperare. Anche le piante più resistenti possono attraversare periodi difficili, spesso a causa di un'irrigazione eccessiva o di condizioni ambientali non ottimali. Ma la buona notizia è che con alcuni semplici passaggi puoi aiutarle a recuperare. Iniziamo con il rimuovere tutte le parti danneggiate. Esamina attentamente la tua pianta e taglia via foglie, fusti o radici che appaiono marci o danneggiati. Questo è un passo cruciale per fermare la diffusione di eventuali malattie e permettere alla pianta di concentrarsi sulla crescita di parti sane. Il prossimo passo è dare una pausa all'acqua. Sì, hai capito bene. Molte volte, il problema nasce da un'irrigazione eccessiva. Lascia che il terreno si asciughi completamente prima di pensare a innaffiare di nuovo. Questo aiuterà a prevenire problemi seri come il marciume radicale. A volte, il problema potrebbe risiedere nel terreno stesso. Se è troppo ritenitivo di umidità, considera di trasferire la tua pianta in un nuovo substrato, specificamente formulato per piante grasse, che assicuri un buon drenaggio. Questo passaggio favorirà una radicazione sana e previene l'accumulo di umidità. Se noti la presenza di muffa o funghi, è il momento di intervenire con un trattamento fungicida specifico per piante grasse. Segui le indicazioni del prodotto con attenzione per eliminare i patogeni senza ulteriori danni. Dopo aver preso queste misure, non è il momento di rilassarsi. Mantenere una cura adeguata è essenziale per la salute a lungo termine della tua pianta. Ciò significa utilizzare un terreno ben drenante, garantire una giusta esposizione alla luce e moderare l'irrigazione. Per evitare futuri problemi, è importante adottare delle strategie preventive. Assicurati di non annaffiare troppo spesso e di lasciare che il terreno si asciughi completamente tra le irrigazioni. Usa un terreno specifico per piante grasse che favorisca il drenaggio. E non dimenticare di controllare regolarmente le tue piante per segni di stress o malattia, così come di assicurare loro la giusta quantità di luce. Ricorda, il segreto per mantenere le tue piante grasse rigogliose non è solo intervenire quando sorgono problemi, ma anche prevenirli con una cura attenta e regolare. Con questi passaggi, le tue piante grasse dovrebbero non solo recuperare, ma continuare a crescere sane e forti, aggiungendo un tocco di verde e vitalità alla tua casa. Se questo video ti è piaciuto, segui il nostro canale Pianta Succulenta. Lascia un mi piace a questo video e se hai qualche domanda o qualche pensiero da condividere, sentiti libera di commentare.